Aumento della Tari del 3%, questo è il punto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio convocata d'urgenza per questa mattina a Palazzo Carafa. Una convocazione che lascia alquanto perplesso il candidato sindaco di centrodestra Adriana Poli Bortone, che sulla questione interviene a margine del tour tra Marine, Quartiere Stadio e Rione Casermette. Abbiamo trovato una convocazione di urgenza su questo aumento della Tari del 3%. Che insomma non è cosa da poco. Ed è singolare che l'abbiano fatto di urgenza soltanto adesso, perché c'è una scadenza che conoscevano perfettamente da prima, e abbiamo anche tenuto un consiglio comunale con argomenti che non erano di urgenza eppure sono stati considerati tali non più tardi di 8-9 giorni addietro. In quel consiglio comunale si sarebbe potuta portare questa situazione che era veramente di urgenza, non l'hanno fatto, evidentemente hanno voluto calibrare questa antipatica situazione in un periodo di campagna elettorale differente. E adesso naturalmente si vedrà che tipo di valenza vogliono dare a questo tipo di urgenza. Sta di fatto che un aumento di tasse, ancora una volta un aumento di tasse ai nostri concittadini. Il candidato sindaco di centrodestra, che ancora una volta ha sottolineato la compattezza della coalizione, si è soffermata su quelle che sono le criticità che ancora una volta le sono state evidenziate dai residenti. Ce lo chiedono loro di essere incontrati, perché hanno sempre veramente tanto, tanto da dire. Loro non ascoltano soltanto, ma intervengono perché hanno da lamentarsi di una serie di cose. Per esempio in quest'ultimo quartiere si lamentano giustamente del fatto che non ci sia stata derattizzazione, deblattizzazione. Qui ci sono dei ratti che vanno addirittura nelle scuole e insomma è veramente una cosa spiacevole, perché sono cittadini tutti uguali, tutti pagano le tasse allo stesso modo e tutti debbono avere gli stessi servizi.